Come sapete, la Federazione Italiana Pallacanestro ha decretato, causa l'emergenza coronavirus, la sospensione definitiva di tutti i campionati nazionali e regionali. Tra questo c'è anche la Serie C Silver Pugliese, dove c'era la capolista, il Basket Club Cirignola. Noi abbiamo la fortuna di avere questa mattina collegato in diretta via Facebook il capitano della formazione Ofantina, Giovanni Romano. Giovanni, ci sei? Sì, buongiorno a tutti. Ciao capitano, innanzitutto, prima domanda, come stai e come stai vivendo questa quarantena? Sto bene, sto in famiglia, diciamo, a livello, dice, sportivo sto vivendo male perché è stato così tutto ad un tratto, ci hanno levato questo primo posto, questo primato, però purtroppo la salute viene prima di tutto e quindi va bene anche così. Prendessero tutto il tempo che vogliono, ma che tutti ritornano alla vita normale. Ecco, senti Giovanni, quando avete avuto le prime avvisaglie che non avreste più giocato? Le prime avvisaglie si vociferava all'inizio, la prima settimana di marzo, dove ci allenavamo ancora un po' così, però si vociferava che il virus all'inizio era nelle zone del nord, però poteva tranquillamente scendere alle zone del sud e quindi già nella prima settimana di marzo si considerava che si sarebbe un po' stoppato per almeno 2 settimane il campionato perché diciamo non si era ancora data la giusta importanza a questo virus. Poi dopodiché sono arrivate le prime notizie ufficiali, visto le statistiche, i dati rilevanti per questo virus, quindi hanno bloccato tutto come è giusto che sia. Senti Giovanni, ti stai sentendo con i tuoi compagni di squadra? Sì, mi sento tutti i giorni, sono super, i ragazzi super, quindi ci vediamo tutti i giorni perché come stanno e tutto, quindi li sento sempre. Senti Giovanni, adesso forse è prematuro parlarne adesso, ma se si dovesse riprendere a giocare la prossima stagione, con quali prospettive e con lo stesso gruppo? Questo non si sa, questo cioè, è tutta opera della società in base ai contratti, in base a chi rimane e chi non rimane, saranno tutte scelte della società, quindi non posso, cioè, non posso saperlo. Nel caso dovessimo rimanere questi, secondo me riusciremo anche ad affrontare le migliori di prossimo campionato perché siamo una bella squadra e quindi potremmo fare belle cose e grandi cose, però tutto, ripeto, spetta al presidente, alla società, cioè, a fare le loro scelte e quindi i loro piani e obiettivi. Ecco, Giovanni, prima di salutarti, vorresti mandare un messaggio ai tifosi del Basket Club Cirignola? Il messaggio è quello di stare sereni, di restare a casa e quindi di combattere questo virus. È l'unica forma che possiamo utilizzare, quindi quella di rimanere a casa. E i tifosi del Basket Club dico che la squadra ritornerà più forte di prima. Non si sa ancora in quale categoria, se ci ripescano o meno, però Allora ritorneremo a sta far mio sognare i tifosi cirignolani. combattere. Questo ovviamente è quello che ci auguriamo tutti. Perfetto, Giovanni, grazie di cuore per essere stato con noi. Ovviamente rimani a casa, in bocca al lupo e ci aggiorniamo prestissimo. Ok, grazie a te, un abbraccio. A te, ciao.